Buongiorno a tutti, io sono Vittoria Cerreti e sono una psicologa che si occupa di terza età, delle problematiche relative appunto alla terza età e all'invecchiamento. Sono qui oggi perché ho deciso di aderire al progetto Resto a casa, Insieme Resistiamo, nato dalla collaborazione tra l'ASUR Marche, dal Dipartimento di Prevenzione e le tre sigle sindacali. Oggi parleremo del fatto di appunto rimanere a casa, resto a casa però cercando di far sì che mi venga garantito quello che è il mio benessere psicologico e quindi un benessere comunque mentale nonostante la situazione che stiamo vivendo, una situazione che ci mette a dura prova perché in qualche modo ha alterato le nostre abitudini, le nostre routine, ad esempio l'andare a fare la spesa con tranquillità, l'uscire, l'incontrare un'amica, andare a fare una passeggiata al parco, oppure andare al circolo, a giocare ad esempio a carte insieme ai nostri amici. Quindi una situazione che in qualche modo ci limita e che ci costringe però ad adattarci. Possiamo vivere tanti tipi di emozioni che sono comunque fisiologiche, cosa vuol dire? Cioè normali, come ad esempio la tristezza, la demoralizzazione, poca voglia di fare, di dedicarci a delle attività in casa. Possiamo sentirci anche un po' impotenti di fronte a questa situazione che purtroppo non possiamo cambiare. Però, c'è qualcosa che possiamo cambiare. Quello che possiamo cambiare è il nostro comportamento, le nostre reazioni di fronte a questo evento. In che modo? Beh, sicuramente un modo molto pratico e semplice è quello di fare una lista delle cose da fare durante la giornata. Il nostro comportamento che cos'è? Quello che noi facciamo durante il giorno. Quindi, stabilendo una lista delle cose da fare, noi andiamo a modificare il nostro comportamento, le nostre reazioni di fronte a questa emergenza del appunto coronavirus. Diamoci dei tempi, stabiliamo una lista delle cose da fare secondo un orario ben preciso. Queste attività da fare non sono solo quelle legate al mangiare, al dormire, al preparare il pasto, ma anche altre attività. Ad esempio, possiamo decidere che il pomeriggio, da una certa ora, una tot ora, possiamo dedicarci ad esempio alla lettura di un libro, a guardare un film, a chiamare un'amica perché ci fa piacere sentirla, per sostenerla, a chiamare i nostri nipoti. E diamoci un tempo anche per guardare la televisione, non facciamo in modo che questa prenda tutto il tempo della nostra giornata, perché? Perché mai come in questo momento la televisione ci dà informazioni relative a questa emergenza e quindi non possiamo vivere di Covid, ma dobbiamo darci un tempo per far sì che rimaniamo comunque aggiornati riguardo alla situazione, ma in maniera sana. Quindi cerchiamo di scegliere cosa mettere dentro la nostra testa, sia quali pensieri, sia quali informazioni. Solo così ci verrà garantito quello che è il benessere mentale. Io spero di esservi stata di aiuto, vi faccio in bocca al lupo per la vostra lista e ci vediamo alla prossima.